Buon sabato pomeriggio a tutti gli appassionati spettatori del calcio a 5 dal Tennis Club Parioli, da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy. Oggi vi facciamo vedere Tennis Club Parioli contro Cures, valida per il girone B della Serie C1, 17esima giornata. Adesso è tutto pronto, sarà la squadra di casa a muovere il primo pallone, arriva il fischio da parte dei direttori di gara, inizia ufficialmente l'incontro. TC Parioli che oggi ospita il Cures, squadra al secondo posto del girone B di Serie C1 con 37 punti in 16 partite giocate, arriva da 6 vittorie consecutive. Squadra di casa che invece milita al decimo posto della classifica. Calzetta per il corner, pallone appoggiato dietro dalle parti di Rocchi, blocca Imparato che ha già rinviato, attenzione al pallone in avanti per Sablone, possibilità, va a chiudere sul suo palo Maresca senza problemi, risita la rincorsa, colpito Rocchi in barriera, pallone che arriva direttamente dalle parti di Imparato in avanti, Carmosini controlla splendidamente, poi trasforma l'azione in offensiva. Carmosini sposta sul mancino, apre sulla sinistra dalle parti di Calzetta, poi arriva Rocchi e si sblocca la partita con gli ospiti che passano in vantaggio con la ripartenza. Qui non ha potuto nulla Imparato sul tiro mancino di Rocchi, che trova il 15° gol stagionale, è 0-1. Posizione di Sablone, poi pallone di ritorno per lui, l'uscita di Maresca che è andato a chiudere, Sablone forse commette fallo, si gioca, opportunità allora per gli ospiti, ancora ripartenza questa volta per la squadra di casa, Sablone resiste alla marcatura, qui si sono allacciati due giocatori, non c'è contatto regolare, secondo uno dei due direttori di gara che è proprio lì, Sablone saltato, ha saltato anche Frangipane, ripartenza allora degli ospiti, la parata di Imparato sul tiro di Calzetta. Lungo rinvio di Imparato su Sablone, sbaglia lo scarico, pallone riconquistato da Carmosino, Calzetta mette dentro e arriva il gol del raddoppio per gli ospiti, segnato ancora da Rocchi che con la doppietta porta la partita sullo 0-2, subito in discesa. Andreva pensa alla ripartenza, apertura su Frangipane, ancora trovato Candreva che libera il destro, buon tentativo da parte di Filippo Candreva che non trova il secondo palo con il diagonale, ma squillo per i padroni di casa. Prima dentro Sablone ha provato la sponda, non aveva seguito però nessuno. Donferri insegue, ancora Sablone a disturbare sul possesso dal basso, si mette in proprio Calzetta, cambia gioco su Medici, 3-0 Cures, ancora assist per Calzetta, questa volta il gol porta la firma di Medici, 13 in stagione per il capitano del Cures. Medici scarica dietro, adesso il pallone è appoggiato dalle parti di Malfatti, poi Troiano, De Lillo, ancora pallone di ritorno per Malfatti che si gira splendidamente, trova il poker per il Cures che gioca bene e domina qui al Tennis Club Parioli. Adesso sono 4 i gol di distanza dalle due squadre. Rocchi, controllo elegante, diventa anche un dribbling, apertura su Calzetta che mette dentro, si divora il gol della doppietta Malfatti, Troiano a chiudere. Maresca, il dribbling del numero 1 che rilancia sul petto di Candreva. Ancora opportunità per il TC Parioli, si propone Sablone, servito Padellaro con il tocco morbido, trova un gol incredibile. È il gol del 4-1. Prova a rientrare in partita il Tennis Club Parioli con questo pallonetto da dietro la metà campo, uscita di Imparato a vuoto, poi il pallone messo dentro, la doppietta di Medici ristabilisce il distacco di 4 gol. Allora subito la reazione del Cures quando siamo quasi ormai negli ultimi 5 minuti del primo tempo.
ultimi secondi di questo primo tempo l'uscita di Maresca, che non utilizza le mani secondo il direttore di gara visto l'intervento fuori aria. Allora Rocchi può chiudere in attacco il Cures, arriva la sirena, 1-5 il parziale qui al Tennis Club Parioli, piccola interruzione per noi. Ancora Cures in avanti, attenzione al pallone che viene messo dentro, trova la tripletta Rocchi subito in apertura di secondo tempo, è 1-6. Sablone, sguardo al centro, palla per Frangipane, si stampa contro il palo, il buon tentativo in girata con il mancino. E poi subito ripartenza del Cures, attenzione all'opportunità, Rocchi questa volta è troppo altruista, non va per la porta, cerca l'assistenza per De Lillo, che però, anzi per Carmosini, che però non riesce a calciare. Padellaro si guarda intorno, aspetta che si riposizionino i compagni per la ripartenza. Don Ferri si accende, il numero 16 passa con il dribbling su Calzetta, va a calciare contro l'uscita di Maresca. Rocchi riesce a mantenere questo possesso, poi la palla arriva dalle parti di Sablone che cambia su Don Ferri. Arriva un salvataggio di Carmosini sulla linea. Attenzione ancora al Cures che gestisce, è andato a terra Malfatti, poi calcia Calzetta, imparato alza in calcio d'angolo. È arrivato qui il gol di Don Ferri per il 6-2. A 7 dal termine. Ottaviani apre sulla destra, pallone per Ottaviani, 7-2 Cures con l'assist di De Lillo, il gol di Ottaviani, torna sopra di 5 misure la squadra bianconera. Lancio lungo per De Lillo, attenzione ad Imparato che è uscito, palla per Calzetta, non riesce a trovare il gol dell'8-2. Rocchi mezzo a 2, 30 secondi al termine, però riconquistato da Di Marco. Sablone trova il gol del 7-3 con una forte conclusione sulla quale non può nulla Maresca. Sorriso qui al TC Parioli per i tifosi della squadra locale. Termina allora per 7-3 la partita tra TC Parioli e Cures. Cures che prende 3 punti, sale a 7 vittorie consecutive, accorcia sul Palombara momentaneamente. Palombara che aveva battuto 8-5 il Tennis Club Parioli. Prossima partita per i locali contro la Pisana Calcio in trasferta. Cures invece che ospiterà in casa la Vigor per Conti. Un saluto da Alessandro Ambrosio di Live Sport Academy.